Radio Radicale, siamo con Paolo Evangelisti, storico e saggista, ha approfondito ed è esperto della storia della moneta e del pensiero economico del Medioevo, sul quale poi ha scritto anche un bel saggio su Carocci. Per parlare di un'iniziativa lodevole della Fondazione Datini, che riguarda la solvibilità economica, che è stato istituito in un bando per una borsa di studio molto significativa che riguarda proprio questo argomento, che non è coniugabile soltanto dal punto di vista appunto economico, ma ha tante sfaccettature. E che insomma ha anche un periodo storico abbastanza ampio di analisi tra l'undicesimo e il diciassettesimo secolo. Allora, Paolo Evangelisti, di cosa si tratta? Ma allora, intanto questo non è proprio una borsa di studio, ma proprio un premio alla ricerca. Quindi, infatti, si chiama Human Solvency Historical Research Prize. Quindi, diciamo, vuole proprio premiare la ricerca e finanzia non necessariamente dei giovani, ma insomma delle persone che vogliono confrontarsi con questo tema in una dimensione interdisciplinare e non legata a una periodizzazione specifica. Perché io credo che oggi, secondo me, veramente il punto di valore di questo premio, oggi c'è una grande fame di pensiero e di progettualità economica che sappia andare oltre la contingenza, oltre l'elemento, diciamo, appunto congiunturale, quindi la possibilità di pensare anche in termini di lungo periodo la responsabilità di ciascuno rispetto al debito che si contrae, non solo quindi rispetto al finanziatore, ma rispetto al mondo, alla natura, all'ambiente, insomma tutti quelli che sono i costi veri di un debito appunto dell'umano, è un po', diciamo, il fondamento di questo premio che, lo voglio ricordare proprio in apertura, è un premio che ha una prospettiva almeno decennale e ogni 2 anni vuole premiare una ricerca con un importo di 10.000 euro al vincitore, quindi diciamo una somma abbastanza importante rispetto al panorama, insomma, dei premi che ci sono in circolazione in questo momento in Italia e non solo. Allora, il vostro approccio, come ricordavo nell'introduzione, è multidisciplinare e quanto questo tema, diciamo, è stato analizzato dalla storiografia per capire come si sono evolute anche le istituzioni, il moderno Stato e anche il pensiero filosofico, perché la questione della solvibilità economica è anche una questione di tipo filosofico. Beh, certo, perché implica la responsabilità del cittadino, della persona che viene in qualche modo, come dire, del sottoscrittore del titolo del debito pubblico e ovviamente dello Stato in tutte le varie forme in cui questo Stato si è manifestato in termini di autorità, di sovranità, assoluta o non assoluta, perché ragioniamo, come ricordavi giustamente tu, di un periodo in cui addirittura lo Stato, come lo conosciamo noi, di sovrano assoluto moderno ancora non esisteva. È proprio la ragione per cui noi non abbiamo voluto fare una partizione tra età moderna ed età medievale, è proprio il fatto che oggi, come ben sappiamo, lo Stato assoluto e sovrano da solo non ce la fa, non ce la fa economicamente, non ce la fa in termini di governance dell'economia, dell'ambiente, della sostenibilità. È per questo che, diciamo, mettere a confronto sensibilità, conoscenze e volontà di conoscere storicamente date, non solo di appunto storici in senso stretto, ma filosofi, giuristi, storici dell'economia, storici del pensiero economico, credo che sia una sfida importante e è proprio il punto di forza di questo premio, che lo ricordiamo è tra l'altro formato da una giuria, da una commissione giudicatrice che è di livello internazionale, direi mondiale, perché ci sono anche storici dell'economia e delle politiche pubbliche che insegnano per esempio a Nuova Delhi o a Ottawa piuttosto che in Germania, in Francia o in Italia. Quindi diciamo è un premio di un certo livello, e questo Sì. sicuramente. I testi che dovranno essere presentati devono essere redatti solo in lingua italiana oppure volevo chiederti da chi è composta la giuria, diciamo per far capire di che spessore è il premio e soprattutto quando devono risalire questi saggi che devono essere presentati alla giuria. Ma allora, in questo momento noi siamo a ridosso dell'uscita del primo bando, è appunto la ragione di questa intervista, per cui ringrazio Radio Radicale.
fiscale. E quindi questo bando è uscito un paio di settimane fa e scadrà a marzo del prossimo anno. Per questo primo bando i lavori che sono usciti o sono stati presentati anche a livello di work paper dall'inizio del 2022 al momento in cui scadrà il bando è appunto l'arco cronologico, e poi ne uscirà uno successivo che potrà contemplare lavori conclusi fino a marzo del 2026, questo è il prossimo target. La giuria internazionale è composta da storici, appunto come dicevo prima, storici diciamo in senso puro, storici delle istituzioni, storici dell'economia, storici del pensiero economico, storici delle politiche pubbliche, che vanno dall'Università di Firenze, all'Università di Trevere in Germania, all'Università di Ottawa, al centro di ricerca di l'Università di Lyon 2 in Francia, ecco alcuni dei nomi. E poi ovviamente ricordiamo l'importante partnership della Fondazione Datini, che ha all'interno 4, credo 5 componenti che sono appunto storici dell'economia, che vengono proprio dai suoi ranghi, diciamo. Allora la pubblicità, sono anch'io, ecco, diciamo, certo. nella giuria, ma anche perché diciamo l'idea di partenza è, diciamo, è una mia idea che poi ho sviluppato ovviamente con la sinergia di altre persone e anche soprattutto del Datini. Allora, il tema è ritornato di grande attualità, e poi punto interrogativo, e poi volevo chiedere la pubblicistica sulla materia è cospicua oppure c'era un vuoto di analisi sul tema? Ma secondo me diciamo ci sono alcuni passi importanti, però ancora insufficienti, e per questo questo premio vuole favorire questo tipo di ricerca. La pubblicistica è, per esempio, penso a, non so, a volumi di Elena Stimilli che insegna filosofia all'Università della Sapienza, che ha scritto il debito del vivente, per esempio. Ecco. Però diciamo quello che manca è un approccio veramente interdisciplinare, perché per esempio questo lavoro è un lavoro di grande respiro, però di filosofia. Mentre quello che è importante è mettere veramente in sinergia le competenze degli economisti, degli storici del pensiero economico, degli storici delle istituzioni politiche su questo tema, che è, ricordiamo, la solvivibilità dell'umano, cioè appunto un debito come dire, pensato e ragionato in termini di costi e quindi di restituzione di questo debito a tutti gli effetti, quindi non solo in termini monetari ma in termini di ambiente, di generazioni future, di tutto quello che implica. Certo, io la ringrazio molto della sua disponibilità per averci parlato di questo premio, che non è, come ho detto erroneamente, una borsa di studio. Naturalmente poi seguiremo anche l'assegnazione del premio per capire com'è andata e che tipo di, diciamo, di arricchimento ha prodotto questa iniziativa. Sì, grazie. Appunto ricordo che il bando scade a marzo e il primo premio verrà assegnato a maggio alla Fondazione Datini, quindi a Prato l'11 maggio, quindi magari ne riparleremo se non altro in quell'occasione. Grazie. Bene, ancora. La ringrazio, grazie al saggista Paolo Evangelisti che ci ha parlato di questo premio sulla solvibilità economica indetto appunto dalla Fondazione Datini.